Pagani potrebbe rimanere fuori dalla gestione dell'azienda consortile AgroSolidale. Le mancate risposte alle sollecitazioni dei vertici di Via Pittoni, alle rimesse economiche, ma soprattutto la mancata convocazione dell'Assemblea dei Sindaci presieduta da Pagani per poter procedere al rinnovo del CDA e alla nomina del nuovo Presidente, scaduti a novembre con due membri per giunta di missionari, tra cui lo stesso Presidente, sarebbe facendo perdere la pazienza ai sindaci degli altri tre comuni dell'ambito S1-3, che potrebbero decidere a maggioranza di nominarsi membri ed il Presidente del nuovo nuovo consiglio di amministrazione estromettendo Pagani che non ha dato alcun segno. Nell'ultima riunione informale tra i quattro primi cittadini, il sindaco facente funzioni di Pagani aveva rivendicato la presidenza del CDA nella logica di un turnover che ha previsto ruoli di primo piano ai due grandi comuni Sarno e Pagani. Nel caso la presidenza fosse andata a Pagani, in quota alla città di Sarno sarebbe spettata la vicepresidenza del CDA, la presidenza dell'Assemblea, ma soprattutto la sede dell'azienda che è attualmente è nella città di Sant'Alfonso. È per questo che l'intesa non è stata ancora raggiunta. Resta in ogni caso il problema più serio del trasferimento delle risorse economiche. L'azienda che gestisce i servizi sociali, nome e per conto dei comuni, è tenuta in vita sul piano economico dalle risorse dei quattro comuni che la costituiscono, che annualmente trasferiscono i fondi previsti in bilancio. Dal 2017 il comune di San Valentino Torio non ottempera i versamenti, gli altri comuni dal 2018 non sono in regola con i pagamenti, ma mentre Mentre Sarno e San Marzano hanno versato degli acconti da Palazzo San Carlo. Neanche questo, con la conseguenza che si rischia, come è già anticipato martedì scorso nel nostro TG, il blocco dei servizi, come è accaduto già per il centro disabili. Sulla pelle dei più deboli, però, si rischia la strumentalizzazione politica. In una nota, tre consiglieri di opposizione hanno chiesto chiarezza e trasparenza. Nel periodo in cui abbiamo governato, scrivono Salvatore Bottone, Assunta Terracina e Rita Greco, abbiamo sempre garantito tali servizi, implementando anche il numero e la qualità dei servizi offerti. Abbiamo sempre garantito ininterrottamente, dicono, i servizi sociali ai nostri cittadini, creando dal nulla l'azienda consortile AgroSolidale, unitamente agli altri comuni soci, con i quali vi è sempre stato un rapporto di rispetto reciproco, cordialità e correttezza istituzionale. Oggi stanno portando allo sfascio, tra le altre cose, anche uno dei fiori all'occhiello della nostra città e dei comuni soci, riconosciuto tra le migliori aziende consortili per il sociale dell'intera regione Campania. Pertanto chiediamo a chi attualmente disamministra Pagani di porre in essere tutti gli atti necessari nel pieno rispetto delle normative vigenti. Meglio precisare con questi signori al fine di saldare le pendenze con AgroSolidale senza accampare scuse, in quanto le coperture in bilancio da noi votate sono state sempre garantite, mentre il monitoraggio delle entrate del secondo semestre 2019 erano di competenza degli attuali amministratori.